Una nuova sede in un immobile confiscato alla mafia. La cerimonia si è celebrata questa mattina a Florida, dove la locale associazione anti-racket e anti-usura può usufruire di un luogo fisico dove poter svolgere la propria attività a sostegno degli imprenditori vittime del racket. Signor Prefetto, lei diceva che questa la sede è sostanza, quindi in qualche modo dà anche la percezione di come si voglia lottare alla mafia. Certamente, questo tipo di inaugurazioni non hanno un valore soltanto celebrativo, autocelebrativo, hanno soprattutto un peso nella sostanza delle cose, cioè come è stato sottolineato anche dal commissario straordinario, è il luogo nel quale si combatte il racket, nel quale si combatte la criminalità, e quindi dobbiamo anzi augurarci che di questi eventi ce ne siano sempre di più e che ci siano associazioni e amministrazioni locali che le sostengono e che consentono questo tipo di inaugurazioni, questo tipo di eventi. Lei da poco tempo qua a Siracusa, ma ha la percezione che ci sia la denuncia da parte delle vittime? C'è questa rispondenza oppure ancora c'è qualche ritrosia? Ma indubbiamente il mio tempo qui è ancora troppo breve per poter dare un giudizio di questo tipo, però la sensazione che ho è che ovviamente ai dati numerici non corrisponde assolutamente la realtà purtroppo della nostra provincia. E il compito delle associazioni, proprio nella collaborazione con gli organi dello Stato, è quello di stimolare sempre di più questo tipo di denuncia e la collaborazione delle stesse vittime con le forze di polizia e con le istituzioni. La nascita di una sede in un comune come quello di Florida diventa importante per dare una risposta alla criminalità organizzata. Certo, è una risposta positiva alla criminalità organizzata. Ne abbiamo già parlato, ne ha parlato adesso il prefetto. È vero, c'era già da prima, però la costituzione di una struttura come questa dà fiducia, dà forza a tutte le persone che si vogliono avvicinare e vogliono combattere la criminalità, che è ancora presente. Solarino ovviamente condivide questo percorso con Florino. Assolutamente sì, nasce assieme, si concretizza assieme e credo che debba proseguire assieme, perché questo è un riconoscimento al lavoro effettuato dall'associazione, dalle due amministrazioni. Ricordo anche di un uomo che ha creduto nel tempo, che è Nuccio Sortino, e quindi è un momento di soddisfazione, di gratificazione per tutti coloro che si sono impegnati e che ha dato alla città anche questa possibilità. Diceva che è necessario rilanciare l'azione delle associazioni anti-racket, come? Recuperando lo spirito originario per cui esse sono nate. L'associazione anti-racket è tale se riesce a mettere insieme gli operatori economici e a promuovere le denunce collettive. Se invece è un'associazione che organizza convegni, passerelle e cose varie, non è più associazione anti-racket, rischia di essere addirittura un deteriore strumento di potere. Una sede operativa, per di più anche simbolica, perché nasce da un bene confiscato, è sempre una sostanza. Sì, quando poi lei ci ha fatto bene a dirmi questo, perché qui noi mettiamo insieme un bene confiscato e la memoria di Nuccio Sortino. Questa è la cosa bella. È stata evocata più volte l'esperienza di Palazzolo, insomma, alla fine fa storia, fa precedente. Sì, fa storia, ma è soprattutto fa storia nell'impegno che abbiamo messo in questi quasi 30 anni di anti-racket. E soprattutto è importante avere lo stesso spirito di allora, perché sappiamo che questo è un problema che sarà lungo nel tempo, ma è un problema che si può affrontare e forse si può sconfiggere, se c'è la volontà di tutti. Ovviamente c'è da fare conti anche con le denunce, le poche denunce che emergono rispetto a un fenomeno che quant'è? Sì, purtroppo sì. Bisogna capire che quella cifra che chiedo, anche se è bassa, significa finanziare, foraggiare la mafia. Allora, se non si entra in quest'ottica, noi
giustificheremo sempre qualsiasi richiesta. Allora, se mi chiedono 200 euro, perché devo dare 200 euro a un mafioso? Questo è quello che dovremmo chiederci un po' tutti. Senta, il fatto che insomma anche a Floridia ci sia una sede fisica è importante. Sì, è importante perché diamo un segnale, c'è un segnale su un territorio e diamo la possibilità di avere un aiuto ancora più concreto di prima.